Voglio sottolineare che queste due opere importantissime, ovvero il libro imbullonato, che è questa rivoluzione non solo testuale di un libro, ma proprio grafica, questa espressione di De Pero, che tra l'altro fu finanziato proprio il libro imbullonato, la Campari, quindi ricordiamoci che ogni volta che ordiniamo Campari stiamo bevendo Futurista, e la copia della rivista L'Acerba, che era la rivista che aveva mosso il movimento futurista nella spinta verso l'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, sono due proprietà della regione Abruzzo che sono all'interno di una biblioteca importantissima, che è la Biblioteca Delfico di Teramo, e non so quanti giovani abruzzesi sappiano che nella nostra biblioteca Delfico di Teramo ci sono queste due importantissime opere futuriste, e non solo, cioè oltre che promuovere la visita, la possibilità di vedere queste opere all'interno della notte dei musei della settimana d'Annunziana nel Museo Paparella Treccia di Pescara, che ospita una delle più grandi collezioni del mondo di ceramiche d'arte. È importante far sapere che a Teramo queste opere ci sono sempre, quindi invito tutti gli abruzzesi a recarsi presso la Biblioteca Delfico di Teramo, a visitare questa importantissima biblioteca e a poter guardare tutti i giorni queste opere futuriste che noi esporremo per qualche tempo a Pescara.